Buona domenica! Come state? Spero bene, ovviamente come sempre. Io tutto a posto. Cosa avete fatto di bello oggi? Allora, io noi cosa abbiamo fatto? Allora, io amo uscire il sabato tutto il giorno, ma la domenica proprio odio uscire. Però vabbè, stamattina, cioè se posso non esco, ecco, perché ho da fare sempre tante cose in casa, eccetera, eccetera. Ma invece stamattina siamo usciti, siamo andati, vabbè, a comprare giornale. Poi ho preso anche quello per mio papà, perché poi siamo andati a trovare i miei, che dovevo portare un po' di cose. Ma mia madre ogni tanto mi chiede: ce l'hai un contornocchi? Io ne ho comprato uno al DM ieri, quello per pelli mature di Alverde. Ce l'hai una crema giorno? Io ne ho portata una nuova che avevo, vabbè, insomma, una cosa così. E poi altre cose, perché mio papà mi prepara sempre pesto, ragù, queste cose qua, quindi gli ho riportato indietro tutti i barattoli. Vabbè, voi direte: cosa ce ne frega a noi? Avete ragione. Partiamo perché qui ho due sacchi pieni. Siamo andati in Antigotà, come vi ho già preannunciato ieri. Ne ho uno e due. Ok, perfetto. Siamo state in Antigotà. Ho anche lo scontrino di Novi Ligure, come vi avevo già preannunciato ieri. Eccolo qua. Ed è uno enorme. Cioè, praticamente è un palazzo. Per chi è della zona lo conoscerà sicuramente. Noi lo conosciamo perché avevamo la casa in campagna, sempre così in Valle Scrivia, diciamo così, e quindi spesso andavamo e quindi ci è rimasto un po' nel cuore. Quindi quella zona ci piace proprio ogni tanto andarci. Quindi ieri siamo andati a fare un giro ad Alessandria, siamo andati poi a Novi Ligure, abbiamo fatto la spesa ad Attigotà. Allora, ci sono due cose mancanti che ci hanno omaggiato, che Antonio ha già messo a posto. Che è la Tenderly carta igienica chilometrica, penso, perché qua vedo proprio scritto così, che era in offerta, no, che in offerta, cosa dico? Era in omaggio a chi acquistava più di 25, a chi spendeva più di 25 euro. Noi abbiamo speso di più, quindi c'erano date due. Bene, bene, bene. Parto con una cosa che non è né un, come si dice? Né un prodotto beauty, né un prodotto per la casa, quindi neanche un detersivo, ma sono le pantofole. Perché in questo Tigotà, che è enorme, come vi ho detto, vendono di tutto. Ce n'è anche a Genova di grandi, ma non così ovviamente. E comunque, non so se online si troveranno. Comunque, nel caso vi lascio tutto qua sotto nell'info box, guardate l'info box. Che spesso mi chiedete: ma dove lo trovo? Ma io te l'ho scritto. Comunque, queste sono delle pantofole, c'erano anche rosa. Io distruggo tutte le pantofole, vabbè, poi insomma, ovviamente nel corso del tempo ve ne avevo tante, poi boh, via una, via l'altra, non ne ho più. Ora ai piedi ho un paio di un hotel che Antonio fa collezione di queste pantofole, appunto, degli hotel, ogni volta che andiamo nel corso degli anni. Qui avevamo la scarpiera piena, adesso ce n'è rimasto, mi sembra ancora un paio. E queste sono quelle dell'ultimo hotel dove siamo andati a Viareggio, che è l'Esplanade, che ho adesso poi le butto perché insomma, vabbè. E quindi adesso finalmente ho comprato le ciabatte, le pantofole, insomma. Queste costano 9,95, me lo ricordo. C'era appunto anche in rosa, però ho detto no, le prendo un colore neutro. Sono belle calde da quello che posso percepire, non lo so perché non le ho ancora indossate. Ho scelto la tonalità, ma cosa sto dicendo? Ma sto svalvolando. 40 il numero, volevo dire, parlo sempre di prodotti. 40-41, perché io ho il 39, però di alcune scarpe anche il 40. Comunque per star comode va benissimo questa, perché comunque vedo che più o meno il piede è quello, insomma, cioè, dovrebbe starci. Non le ho misurate, però sono proprio carine. E quindi ho preso appunto queste che adesso andrò subito a mettere ai piedi. Poi partiamo dalla casa, dai. Ho terminato ieri o l'altro ieri il mio amatissimo Chantecler. Ora non mi ricordo se era questo nella versione Vert, però non me lo ricordo in questo momento. Comunque devo fare sempre il video sui detersivi terminati, che ne ho una vagonata. Va bene, arriva anche quello. 100% attivi di origine vegetale, perché compro lo Chantecler così? Ma perché ho notato che è uguale, funziona allo stesso modo, è efficace nello stesso modo e quindi a questo punto preferisco utilizzare un ecodetergente sgrassatore universale, col quale mi trovo benissimo. Io lo applico anche sui capi, come vedete che è indicato qui. Quindi ci sono delle macchie, io faccio ta 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 e metto subito in lavatrice.
completamente biodegradabile, ipoallergenico, metal tested, insomma, ottimo, io mi trovo benissimo. Ora vi dico, l'ultimo che ho terminato, non mi ricordo se era Vert, ma non manca mai a casa mia lo Chantecler. Come non manca mai, ma lo sapete già, che l'ho già utilizzato ieri, perché l'ho comprato, questi prodotti li ho presi ieri, Napisan. Questo è uno dei miei preferiti, perché ci sono tre versioni del Napisan, non so se li conoscete voi. Io ne posseggo due, l'altra che è quella, io dico bifase, ma non è bifase, che è quella con il limone. Ecco, c'è una cimice che sta camminando sopra la vetrata qui, bene. C'è pieno di cimici perché fa caldo, in effetti sì, le temperature sono alte per essere, cioè allora sono state basse per essere ottobre, ora in questi giorni sono alte, almeno oggi, ma anche ieri era mite. Va bene, comunque come al solito divago. Igiene profonda è uno spray igienizzante superficie che io utilizzo tutti i giorni, proprio fissata, sia questo sia quello giallo, insomma, sono i miei preferiti. Poi, qui cosa abbiamo? Vediamo un po'. Sto per terminare il detersivo per lavatrice che l'altra volta l'aveva scelto Antonio. Com'è che si chiama? Che non mi fa impazzire, no, non è male, però vabbè, ve lo farò vedere nei terminati. Felce azzurra, mi sembra. Bah, non lo so. Lui ha detto: no, prendiamo questo, e l'ho accontentato. E invece questa volta ho scelto questo che non ricordo se forse in passato l'ho utilizzato un po' di tempo fa ed è lo spuma di champagne lavatrice, nuova formula, più concentrata, più efficace, vedremo, 33 lavaggi ed è quello al sapone di Marsiglia. Profumo di pulito, 100% prodotto italiano e vedremo come si comporta. È un bel Maxi, ovviamente vi lascio tutti i prezzi qua sotto, poi a volte non coincidono con quelli che io ho nello scontrino, però perché sul sito sono diversi, non so, lo Chantecler 2,79 ad esempio, poi, cosa abbiamo ancora? Vabbè, le ciabatte ve l'ho detto, 9,95. E come ti chiami? Spuma di champagne, ecco, comincio a non trovare. Ah, il primo, che stupida! 2,99, ah, direi che è un'ottima offerta. Poi ho preso per cambiare un po', perché mi piace cambiare per i pavimenti, ho preso questo della Cif Easy Clean pavimenti con scusate, Action Brezza Marina. No, non l'ho mai provato questo, assolutamente no. In genere poi compro quasi sempre gli stessi, però dico vabbè dai, cambiamo. Alla fine compro sempre appunto quelli che conosco già, però ho detto vabbè dai, vediamo com'è e lo metterò presto in uso, vi farò sapere. Magari voglio fare anche, sapete, il video dei detersivi preferiti. Poi questo l'ha scelto Antonio e vi spiego perché. Che ridere, vi racconto sempre un po' di aneddoti, anzi sempre più. No, la lavastoviglie è la sua, veramente. Ma è una cosa che non ci siamo detti quando siamo andati a vivere insieme, anche nella casa sua in campagna è stato così. La lavastoviglie ci pensava lui e così fa. Infatti, come spesso vi dico, che alla sera lui mette i piatti nella lavastoviglie, io magari mi strucco. E è la sua, io pochissime volte l'ho utilizzata, l'ho aperta, ecco, ci pensa lui. Quindi ha detto: manca il brillantante, vabbè, giustamente, quindi lui l'ha comprato, ha preso questo della Winnis. E bravo, bravo, bravo. Ipoallergenico, nickel, vabbè, cobalto, cromo, tested con acido naturale bio e con natura brillantante, appunto, materie prime di origine vegetale da fonti rinnovabili completamente biodegradabili. Eccolo qua. Questo direi che non l'ha ancora aperto, no. Poi, come detersivi, direi che abbiamo finito, giusto? Direi proprio di sì, quindi vado veloce. Allora, lui si è comprato, ovviamente ha buttato via la scatola, ma tanto per farvi vedere. Allora, lì ad Hanovi trova dei dopobarba eccellenti. Ne ha un altro in bagno che sta terminando, per quello ha comprato questo e ha voluto cambiare, ma non perché comunque quello non si trovi bene. Il precedente l'aveva comprato proprio lì, nel Tigotà, quello grande grande di Novi Ligure. E si chiama Barberia? Vabbè, non me lo ricordo. Comunque è ottimo. E adesso ha detto che ha scelto questo che gli piace moltissimo. Mai sentito in vita mia. Cella.
Boh, mi fa anche ridere. Lozione dopo barba, aftershave, lotion. Ah, è bio! Ma lo vedo adesso. È bio, c'è la certificazione bio. No, ma ho veramente contagiato mio marito. Non so se l'ha preso per quello. No, non penso proprio. Poi quando noi andiamo da Tigotà, non so se fate anche voi così con i vostri mariti. Spesso ci dividiamo, cioè ci perdiamo, no? No, ma poi c'è da ridere, perché spesso anche nei supermercati, quelli grandi, quando andiamo. Poi non lo trovo più, sparisce, come forse sparisco anch'io, non lo so. Allora io inizio, amore, così nelle corsie quando c'è la gente, amore, la gente dirà questo è fuori di testa. E sì, oppure lo chiamo direttamente, ovvio, se non lo trovo dopo un po', sì. Un'altra cosa che ha comprato lui, e così abbiamo terminato il primo sacco, sono gli elastici. Ebbene sì, nel Tigotà, forse anche in quello di Genova, in quelli di Genova c'è. Ha preso gli elastici e bravo Antonio, ha preso gli elastici, in effetti non ne abbiamo tanti. E abbiamo di là praticamente una cartoleria nello studio, abbiamo a parte varie scatole piene di roba e poi adesso abbiamo anche una cassettiera con tutto dentro, scotch, graffette colorate, non colorate, insomma, una cartoleria. E questo sono elastici in gomma assortiti, colorati. Vabbè, non l'avevo neanche visti, io proprio non ci avevo nemmeno fatto caso. Ah, ecco, sono chiusi dal sacchetto. Va bene, si sono utili anche per chiudere, perché a volte abbiamo le pinze, quelle per chiudere i biscotti, la pasta, però in effetti non ne abbiamo tantissime, quindi servono anche quelli. Bene, adesso passiamo a quello che ho acquistato io. Alcune cose ve le ho fatte vedere, quindi andrò veloce. Poi ho acquistato queste che sono le Fria Easy, che sarebbe la carta, c'è scritto la carta veramente igienica, non so se la utilizzate voi. Sono 50 salviette umidificate, lenitive e riequilibranti, con estratto di malva. Non so se l'avete mai provate, io devo dire che mi trovo benissimo. Poi ho preso queste invece che utilizzo, mi servono sempre per togliere gli swatches, insomma, a volte ci pulisco anche la scrivania per fare veloce, e sono le Speedy Care. In realtà c'era l'offerta, se non erro, che se ne compravate due era costava meno, ma vabbè, io ne ho comprato uno perché uno lo tengo di là sulla postazione make-up e questo in realtà lo tengo in bagno. Mi trovo sempre bene, è un po' che non li acquistavo, adesso ho di là quelle altre, insomma, un altro tipo, però queste sono struccante, detergente all'acqua micellare, ovviamente non le utilizzo sul viso, ma non le ho mai utilizzate neanche quando ero ragazzina, con acqua di camomilla e vitamina E, e mi trovo bene, sono 72 e costano pochissimo, mi sembra sui 2 euro. Speedy Care, no, non sono queste, o oh, sì, forse sì. Speedy Care, no, non è quello, infatti, quello è un'altra cosa. Vabbè, comunque vi lascio tutto scritto qua sotto. 2,99, ma ce ne sono tante. Poi ho preso, sto per terminare lo struccante, quello di L'Oreal. Che devo dire mi è durato poco. Sì che vabbè, non è tanto grande, però sono 125 ml più o meno. Insomma, mi è durato poco secondo me. Vabbè, ho preso questo perché io mi ricordo di averlo già comprato. Quindi, infatti, ieri prima di uscire ho controllato di averlo. Non lo trovo più. A questo punto l'ho regalato a qualcuno. Non so se mia mamma, ma non credo. Può darsi. Non lo so, mia madre spesso mi chiede. Comunque, vabbè, ho quelli di, è vero che ho quelli di Vrochet, però a volte mi piace anche, siccome questo è uno dei miei preferiti, questo di Bioteca Italiana, che è un altro brand che trovate da Tigotà in esclusiva, quindi poi ne parleremo nei top 10 Tigotà. Top 10? Sì, forse top 10, vabbè, quello solito. Vi lascio qui l'ultimo che ho registrato. E questo è uno struccante bifasico ottimo. È bio, ma finalmente uno struccante che funziona, efficace, che non brucia. Non è troppo unto, ottimo, è il mio certificato, 125 ml, come il classico, con estratto di melograno e melagrana bio e coenzima Q10. Allora, di questa marca ce ne sono diversi, però io ho sempre preso questo, se non erro. Comunque è un mistero quello che non ho più, bah, forse l'ho data a mia mamma, ma non credo, non lo so, vabbè.
Poi, altro prodotto che non vi ho ancora mostrato, che ho preso ieri, perché so che lo prende sempre anche Sonia. Ciao tesoro, un bacio. E non l'ho mai provato, siccome sto per terminare, non proprio, però secondo me a fine mese già non ce l'ho più, quindi forse lo vedrete dei terminati. Mi trovo benissimo con quello dei Provenzali, detergente intimo dei Provenzali. Ottimo, ottimo, però ovviamente utilizzandolo tutti i giorni, secondo me lo sto per terminare. Quindi mi sono portata avanti, ho comprato questo, che è il Biogesan, ce la posso fare. Detergente intimo agli estratti naturali di timo e mentolo, per la sua perfetta tollerabilità è consigliato per l'igiene intima di tutta la famiglia. Bene, lo provo per la prima volta, perché non si trova con facilità in tutti i Tigotà, quindi è interessante. Vabbè, 0% SLES, SLS, siliconi, parabeni, faccio vedere. Fatemi sapere se l'avete provato. So che Sonia si trova molto bene, ma non solo lei, ho visto che anche altre l'hanno preso e va bene. Poi basta, direi che le altre cose ve le ho già mostrate, e sono questo, che però non ho provato perché è rimasto qui nel sacchetto, ed è questo di Dell'Idea, di cui vi ho parlato ieri, ve l'ho già messo il video di ieri, non me lo ricordo. Comunque nel caso eccolo qui, è la mousse viso e mani detergente dermopurificante, quindi si utilizza sia per il viso che per le mani, molto pratica, molto comoda, con prebiotici di avena, tea tree e lavanda. Vediamo se è troppo purificante, però insomma secondo me l'avena dovrebbe un po' mitigare. Vabbè, vi farò sapere, nel caso lo utilizzo solo per le mani. E poi gli ultimi due, e ho terminato anche questo sacchetto, voilà, basta, vi ho fatto vedere tutto, e sono questi che vi ho fatto vedere appunto ieri, di Greenic, il cui nome un po' inganna, no? Pensando green, qualcosa di bio, niente di tutto ciò, nel senso che non sono assolutamente bio certificati, non ho guardato ancora gli inci, sono con estratti, io ho preso la linea Nutris, allora sul sito di Tigotà non c'è, ci sono altri prodotti ma non sono questi, ecco, e quindi non saprei, no, qua di bio non c'è proprio niente, no, anche nell'inci direi proprio di no. E vabbè, dai, li proverò ugualmente, penso stasera che vado a lavare i capelli. Mi hanno un po' incuriosito e va bene, ci sono cascata, li ho comprati, ma magari mi troverò anche bene. Lo shampoo è questo, hanno questo tappo in simil bambù, perché bambù non è di certo, anzi proprio plastica che sembra bambù. È un maxi formato lo shampoo, 500 ml, enorme, enorme. Vabbè, dai, lo proviamo, vediamo com'è. E stavo pensando se devo fare la tinta, l'ho fatta il 25, oggi è il 18, giusto? Quindi insomma ancora una settimana, ma direi che ha tenuto, cioè la mia prima tinta a 47 anni, come vi ho già detto, però direi che sì, perfetta. Cioè, perfetta è un parolone perché io dietro non mi sono vista, però vabbè, dai, sono già contenta così. E il balsamo, che è più piccolino, contiene anche l'uva bianca, nutriente rigenerante per capelli secchi e sfibrati, 250 ml, quindi la metà. Vabbè, dai, li mettiamo alla prova e poi ne riparliamo, va bene? Bene, ci vediamo domani con un nuovo video che sicuramente state aspettando. Un bacio enorme.